Ciao ragazzi, Ciao! siamo qui per l'ennesimo episodio della nostra rubrica dei pronostici della Serie A. Ma prima i risultati. Esatto, e non abbiamo la tisanina questa volta perché stiamo registrando prima di pranzo, dobbiamo pranzare fra pochi minuti, cioè fare la tisana. Sana prima di pranzo, non ci sta. Però per una prossima volta ce l'avremo di nuovo, non vi preoccupate. E dicevamo, abbiamo fatto i pronostici della sedicesima giornata di Serie A. Se non avete visto il video, recuperatelo. Ha fatto un buon numero di visualizzazioni. Grazie mille per seguire questa rubrica, in cui teniamo tanto, quella che facciamo Grazie. insieme, che è anche insomma impegnativa perché io cerco sempre di considerare tutti i vostri pronostici e aggiungerli appunto nella rubrica, come sapete, per fare un conteggio anche dei vostri punti, non solo dei nostri, perché mi piace che sia interattivo questa tipologia di video. E avevamo fatto i pronostici della sedicesima giornata di Serie A e come al solito 3 punti se si indovina il risultato esatto, 1 punto se si indovina l'esito finale. Veniamo dalla situazione dove la Sara aveva i suoi bei punti di vantaggio, era in vantaggio 93-84, quindi già mi aveva dato 9 punti di vantaggio. Ovviamente questa rubrica parte dalla prima giornata, ma chissà se il divario sarà aumentato o meno dopo questa giornata. Io lo so già, però. Non lo puoi dire, non spoilerare. Partiamo da Salernitana-Milan per l'appunto la prima partita di questo mercoledì intenso con ben 10 partite. Salernitana-Milan che parte bene per me perché io, presupponendo che il Milan potesse vincere ma con un po' di fatica, che tanto un gol non lo prendiamo sempre, avevo detto 1-2. Io ho detto 1-1. Miscredente che dai sempre il Milan per non vincente e invece il Milan vince 2-1, mi fa guadagnare 3 punti. Tra l'altro, va detto, 2-1 falsissimo, cioè poteva essere la partita che finiva 4-1, 5-1. Però Mai il gol lo devi fare. visti tutti questi cosi sbagliati, ma da un certo punto di vista, oh, mi ha fatto prendere il pronostico. Forse l'hanno fatto apposta i giocatori del Milan. Volevano farmi prendere il Giocano pronostico. come te la FIFA. Adesso, che ieri sera abbiamo fatto una partita FIFA e c'avevo tipo gol attesi 11, ne ho fatti 3. Evidentemente anche io potrei giocare nel Milan. E proseguiamo con Sassuolo-Sampdoria. Sassuolo-Sampdoria era una partita un po' tosta perché la Samp è in una situazione pessima. Sassuolo sulla carta è più forte, però sai, al rientro del campionato io per non sbilanciarmi avevo detto 1-1. Io avevo detto 2-1 in vittoria del Sassuolo, e invece ha vinto la Samp. Samp che ci ha fregati, Sì. 2-1 per la Samp, un gol che Sassuolo l'ha fatto con il rigore di Berardi che aveva il fantacalcio, quindi bene da questo punto di vista. Tra l'altro il fantacalcio 81 punti, giornatona, Leao, Tonali, Berardi, gran giornata, ma questo è un altro discorso. Quindi la Sampdoria ha vinto, ci ha fregato, 0 punti per entrambi. Tra l'altro ha fregato tutti, e voi anche commentatori, nessuno indovinava la vittoria della Sampdoria, era tosta. Altra partita che ha fregato quasi tutti, Spezia-Atalanta. E qua entrambi ci eravamo allineati sul 1-2. 1-2, avevamo detto Atalanta vincerà, però sei in trasferta, comunque lo Spezia Un in, po' ca in casa è ostico. ostico, esatto, quindi 1-2. E invece Spezia è stato particolarmente ostico perché era andato sul 2-0, addirittura 3-0, poi annullato per fuorigioco. Poi l'Atalanta è riuscita nel finale a recuperare, partita terminata 2-2 e quindi nessuno ha preso punti. E andiamo avanti con Torino-Verona. E Torino-Verona qua, guarda, c'è ancora il segno, avevo messo 0-0 poi l'avevo cambiato in 1-0, mannaggia. E invece, Io avevo detto 0-0. Visto che è finita 1-1 la partita, avessi lasciato 0-0 avrei fatto un punticino in più, Però potevi invece fare 1-1. è che 1-1 Invece me l'avevo già giocato in Sassuolo-Sampdoria, non volevo metterne troppi, anche se è il mio risultato preferito in effetti. E quindi niente, Torino-Verona 0-0, 1 punto per lei, 0 per me. Attenzione perché dopo 2 partite sbagliate da entrambi, qua comincia a recuperare 1 punto lei e 3 io per il momento. Ma Lecce-Lazio è una partita in cui era difficile recuperare, perché francamente, per quanto Pensare che Lecce... la Lazio perdesse. Sì, per quanto il Lecce quest'anno in casa stia facendo bene, dai, potevo immaginarmi al massimo un pareggio. In realtà io avevo detto 0-2 per la Lazio, Io quindi. 0-1. Lazio che invece va sullo 0-1, però poi si fa rimontare, superare, anche grazie al gol di Lollo Colombo, vecchio cuore rossonero. Ha già il quarto gol in Serie A per Colombo, chissà, l'anno prossimo probabilmente tornerà alla base al Milan, magari potrà tornarci utile, chi lo sa. Quindi 0 punti per entrambi. Proseguiamo con Roma-Bologna, e qua la Sara ha fatto un po' un pronostico da tifosa. Avevo detto 1-2. Vabbè, dai. E invece no, io avevo detto 2-1 per la Roma. Roma che vince 1-0 con parecchie sofferenze nel finale, però dove ha rischiato più di una volta di prendere il gol del pareggio, specialmente con quel colpo di testa salvato sulla linea da Tammy Abraham. Quindi un altro punto per me, che vado quindi a 4 contro 1 della Sala. Attenzione perché sto iniziando a prendere un po' di vantaggio. Chissà in Cremonese-Juve cosa potrebbe capitare.
Io in Cremonese Juve ho detto, ma sì, vabbè, dai, la Juve comunque, nonostante le difficoltà societarie e gli infortuni, con la Cremonese avrà vita facile, secondo me, quindi 0-2. Io invece ho detto Cortomuso 0-1. E purtroppo... Infatti, 0-1. Il gol di Milik al 91esimo su punizione, sì. Proprio la partita perfetta di Allegri. Sul finale, va. Giocata male, con due pali colpiti dalla Cremonese, tanti rischi, e poi risolta nel finale, incredibile. Di Cortomuso, Allegri avrà gioito tutta la sera, e anche lei, perché si prende tre punti contro un solo punto mio. Quindi ora 5 io e 4 lei, si avvicina. Ma chissà cosa succederà in Fiorentina-Monza, dove io ho dato fiducia alla Fiorentina perché l'avevo vista bene nell'ultima partita contro il Milan in campionato prima della sosta, e quindi avevo detto 2-1 per la Fiorentina. Io avevo detto 1-1. E così è stato. 1-1. La volée di Carlos Augusto dà il pareggio al Monza dopo la bomba di Cabral, che lei aveva contro il Fantacalcio. Quindi... E la Fantacalcio è un po' sfigata. Già, certo, attenzioni. Giava. Prima era la pancia di suo, adesso si è calmata. Lei quando viene ripresa poi si calma un po'. E quindi niente, avrà sfiga al fantacalcio, ma ha fortuna, o comunque è brava nei pronostici. Quindi 3 punti per lei, 0 per me. Fortuna, no, è brava, fa la modesta. Quindi ora c'è il sorpasso, lei con 7, io con 5. Rimaneva Inter-Napoli-Udinese-Empoli per provare a correggere il tiro. Inter-Napoli avevo... previsto una partita pirotecnica 2-2, non ci ho capito granché. Io invece avevo visto una vittoria dell'Inter, quindi prima sconfitta per il Napoli. Per? 2-1. Inter che ha vinto 1-0, quindi un punto se lo prende lei, brava a indovinare comunque l'esito finale del big match, che non era facile, era una partita da tripla. E già va il giochino rumoroso, forse era meglio toglierlo. E quindi un punto per lei, 0 per noi. Udinese-Empoli, l'ultima partita, e qua entrambi abbiamo giocato il risultato a occhiale. 0-0. E io volevo giocarmi il mio risultato preferito, 1-1. E invece, un punto per entrambi. E poi metterò 1-1 ovunque, quindi... Ma ne sono usciti 3, mi sembra, stagionate, quindi avrei fatto 9 punti mettendo tutti 1-1, e poi metto tutti 1-1 nei pronostici. Quindi, alla fine di questa giornata, abbiamo io, che ho fatto 6 punti, non un risultato sfavillante, e io che ne ho fatti 9. Quindi, se già ero lontano 9 punti, quei 9 punti sono diventati 12, perché adesso lei ha 102 punti e io 90. Molto, molto male. Niente, come ha vinto alle pronostici dei mondiali, mi sa che mi farà le scarpe anche in quella della Serie A. Qua c'è più tempo per recuperare. Esatto, però. È ancora lunga. Però sto continuando a perdere terreno. Cosa verranno fatti invece i nostri scommettitori da casa, cioè i nostri commentatori? Abbiamo Moreno Sala, che ha fatto 8 punti, quindi un solo punto in meno della Sara. E quindi sale a 119, da 111 che era primissimo, rimane primo. Antonio Polastri aveva 39 punti, ne ha fatti 3, quindi e sale a 42. Mirko. 3 punti che li ha fatti indovinando un risultato esatto. Mirko Siviera aveva 89 punti, ne ha fatti 5, sale a 94. Buono, buono. E abbiamo Gianluca Milito alla sua secondo tentativo di pronostici, aveva 5 punti, ne ha fatti 2, quindi sale a 7. Quindi classifica della giornata vede la Sara vincente con 9 punti, incredibile. Guardatela, no, perché voi dovete guardarla. E il bello è che quando la inquadro smette di farlo, però lei è così che ci sta disturbando. È incredibile. Dicevo, prima la Sara che ha fatto 9 punti, pazzesco. Secondo Moreno con 8 punti. Terzo io con 6 punti. Quarto Mirko con 5. Quinto Antonio con 3. Sesto Gianluca con 2 punti. Classifica globale che vede Moreno sempre al primo posto con 119 punti. Seguito dalla Sara con 102, che ha rosicchiato un punticino. Poi c'è Mirko con 94, io con 90, Antonio Polassi con 42, Tony con 9, Tony che se vuol tornare a commentare va messo le ultime due giornate i pronostici, e poi Gianluca Milito con 7. Non so se Gianluca Milito o Milito, io dico Milito ricordandomi del calciatore dell'Inter, anche se Gianluca tifa Salernitana, però ecco. Andiamo avanti con i pronostici della 17ª giornata. Una giornata che offre pochi big match, se non Milan-Roma. Vediamo come andremo. Partiamo da Fiorentina-Sassuolo, la prima partita che si gioca sabato. Io la Fiorentina, ancora una volta, dopo avergli dato fiducia col Monza e aver sbagliato, questa volta gli do di nuovo fiducia. Dico che vincerà col Sassuolo 2-1, vedremo se stavolta ci prenderò o meno.
Anche io do fiducia alla Fiorentina e dico 1-0. Andiamo a Juventus-Udinese. Juventus-Udinese, allora, normalmente, visto che l'Udinese non sta più vivendo un grandissimo momento dopo l'inizio sfavillante, avrei detto, e la Juve invece viene appunto da 7 vittorie consecutive, avrei detto, vabbè, vittoria dello Juventus. Però per l'appunto questa Juve che viene da 7 vittorie di fila, comunque puzza un po', sì, alcune vittorie tipo quella con la Lazio meritatissime, però altre un po' fortunose, con Lecce, con la Cremonese, anche con l'Inter, comunque vittoria un po' fortunosa, ed è 7 partite che non prende gol, secondo me prima o poi le cose devono cambiare, e quindi io qua azzardo un 1-1 tra Juventus e Udinese. Anch'io dico 1-1. E poi andiamo avanti con Monza Inter, altro pronostico che abbiamo fatto uguale. Monza-Inter, vedo un Inter in palla dopo aver vinto con Napoli nello scontro diretto, rivede la possibilità di lottare per lo scudetto, penso che contro Monza non avrà grosse difficoltà, anche se in trasferta, e vincerà 0-2. Questa è una sorta di derby, ma secondo me comunque vincerà l'Inter per 0-2. Sì, anche qua stesso pronostico, non vi preoccupate, sono gli unici due che abbiamo fatto uguale. Ovviamente non ce li guardiamo, non può guardandoci che... ogni tanto, può capitare che siamo uguali. Salernitana-Torino, anche qua partita tosta. Allora, la Salernitana col Milan secondo me ha giocato una brutta partita, e dove appunto meritava di perdere in maniera più netta. Poi ha avuto comunque il merito, anche grazie al loro portiere Ochoa, grande portiere, di rimanere attaccati alla partita fino alla fine, quindi ha rischiato pure di arrivare a un insperato pareggio. Col Torino secondo me non sarà facile, però io dico che in casa la Salernitana, seconda partita in casa consecutiva, vorrà rifarsi, e alla fine dico 1-1 tra Salernitana e Torino. Invece do fiducia alla Salernitana e dico 2-1. Vedremo cosa riuscirà a fare la Salernitana, se riuscirà a riprendersi dopo questa sconfitta. Andiamo avanti con Lazio-Empoli. Allora, la Lazio viene da due sconfitte consecutive, una con la Juve per 3-0 e una con Lecce per 2-1. Credo che questa volta ce la farà, non credo in una Lazio che ancora ne perde un'altra, ne pareggia un'altra. Anch'io penso sia difficile. Esatto, io dico che la Lazio in casa con l'Empoli vincerà, e vincerà per 3-1. Io dico che vincerà con un po' di difficoltà 1-0. Andiamo avanti con Spezia-Lecce. E Spezia-Lecce è partita un po' dei bassi fondi, anche se Lecce si sta lentamente tirando fuori, visto che ha fatto grandi partite, specie in casa. Però per l'appunto Lecce gioca molto bene in casa, spesso fuori casa fa più fatica. E io quindi mi gioco questa cosa per dire che magari Spezia-Lecce finirà 1-0, proprio perché Lecce in trasferta in genere fa più fatica. Io invece vedo un bel pareggio per 2-2. Una partita un po' più tesa. Come una corda di violino. Andiamo avanti con Sampdoria-Napoli. Ecco, qua il Napoli sicuramente potrebbe subire un po' la botta psicologica comunque della prima sconfitta in campionato. Va detto che ha perso con l'Inter a San Siro, quindi ci sta. La Sampdoria viene da una vittoria, cosa che non capitava da molto tempo. Però non vedo come possa comunque impensierire più di tanto il Napoli. Dico 1-3 per il Napoli, perché magari il Napoli un gollettino lo prende, visto che potrebbe essere un po' meno tranquillo, però vedo comunque un Napoli vincente. Io penso che comunque che il Napoli si riprenderà, cioè si riprenderà, comunque ci sta una sconfitta. No, prima o poi bisogna perdere. Poi con l'Inter ci può stare, ma con la Samp vincerà tranquillamente 2-0. Andiamo avanti con Milan-Roma. Questo è il big match della giornata. E ero indeciso. Volevo mettere 1-1. Però sai, il tifoso che in me ogni tanto... Volevo mettere 1-1 anche in Salernitana-Milan alla fine, poi ho fatto bene a mettere 1-2. Ancora una volta do fiducia al Milan, dico ancora una volta 2-1 per il Milan. Il Milan in casa quest'anno ha fatto molto bene, ha perso se non sbaglio solo con il Napoli. E la Roma, anche col Bologna l'ho vista un po' così, è una partita che secondo me il Milan è favorito perché è più forte. Occhio però, c'è una cosa importante: la Roma è molto forte nei calci piazzati, fa tanti gol su corner, e noi siamo molto deboli nei calci piazzati in difesa, quindi esatto. Dico 2-1 per il Milan, ma molto si deciderà se un corner, per dire, della Roma, se fanno gol su corner la sbloccano così, poi chissà, potrebbe finire in qualunque modo. Io invece dico, volevi mettere 1-1? Sì. Lo metto io, 1-1. Non ha mai fiducia nel Milan, speriamo che anche questa volta verrà smentita. Quindi vedremo come andrà questo big match. Chiaro che vincere sarebbe importante per rimanere agganciato a Napoli, adesso che siamo a 5 punti, perdere punti diventerebbe deleterio, anche perché insomma le giornate vanno avanti e poi è sempre più difficile recuperare se perdi terreno. Andiamo avanti con Verona-Cremonese, e il Verona non vince dall'alba dei tempi. È riuscita a pareggiare l'ultima partita contro il Torino, ma veniva, se non sbaglio, a 9 sconfitte di fila. Io
qua forse ho sbagliato, ho messo 1-2 per la Cremonese perché ho visto la Cremonese molto bene con la Juventus e penso che prima o poi dovranno raccogliere un po' quello che merita, visto che tante volte hanno giocato bene ma non hanno vinto. Però è anche vero che il Verona prima o poi dovrà vincere. Infatti, io dico 2-1 per il Verona. E ci sta, penso che sia una partita da Verona in tripla. Alla casa, ci può stare. fine finirà 1-1 per smentire entrambi, probabilmente. Esatto. Chiudiamo con Bologna-Atalanta, Bologna che deve affrontare due big di fila, prima la Roma poi l'Atalanta. Con la Roma ha perso 1-0, ma forse alla fine meritava anche il pareggio. L'Atalanta viene da una sconfitta, scusate, da un pareggio col Spezia agguantato nel finale, da un periodo un po' negativo con varie sconfitte. Credo che si riprenderà e contro il Bologna vincerà 0-2, anche se non sarà una partita facile, specie in casa del Bologna. Io purtroppo non ho fatto un pronostico da tifosa stavolta, quindi penso che il Bologna perderà 0-1. Bene, e questo è tutto. Fate come al solito i vostri pronostici nei commenti. Come vedete, vi aggiungiamo sempre la rubrica, quindi vi aspettiamo numerosi anche questa volta per i vostri pronostici. Ovviamente io li leggo e li commento tutti. Ciao Ciao! ragazzi!